Tornano a fiorire i colori dei giardini d'autore alla Piazza sull'Acqua di Rimini. Dal 16 al 18 settembre vivaisti, designer, artigiani e agricoltori si danno appuntamento in un momento dell'anno in cui la natura ha ancora tanto da offrire. I bravi giardinieri sanno che settembre è il mese per progettare la primavera che verrà, per colorare i giardini lungo tutto l'inverno, perché poi questo è quello che Giardini ha in qualche modo insegnato e raccontato negli anni. Questo è un weekend appunto da vivere tra la natura, tra i fiori, tra la musica, in uno spazio di assoluta bellezza dove l'arte, il paesaggio e la natura la fanno da protagonisti. Nel programma sono presenti più di 50 tra corsi e workshop, molti dei quali tenuti proprio dai vivaisti a cui chiedere consigli. L'appuntamento è anche l'occasione per interrogarsi sui cambiamenti climatici. Le piante, il verde delle città sono chiamate a sopravvivere a condizioni sempre più estreme. Ci sono piante, c'è un verde che vive in situazioni di idoprenia e non è per nulla meno lussureggiante degli altri. Ci sono le possibilità di creare un'economia circolare anche nel verde, ripiantando, autoseminando, quindi le possibilità in realtà sono infinite. Ci sarà la fattoria dedicata ai più piccoli, una serie di incontri nell'ambito del progetto GEA, l'estate del rispetto, promossa dall'ufficio pari opportunità della provincia, e un'area dedicata al buono a chilometro zero. E avremo varie degustazioni condotte direttamente dai produttori, quindi da chi la terra veramente la lavora tutti i giorni. Sarà bello sentire le loro parole, anche perché sono veramente in un momento molto impegnativo che è quello della vendemmia, quindi sapremo in diretta come sta andando, quello che purtroppo quest'estate siccitosa ha ripercosso su quelli che sono le raccolte. Assaggeremo i vini delle annate passate, e qualche birra artigianale e vermut e anche una bella scoperta di champagne.